Ed ecco che nella giungla d'asfalto mi viene d'un tratto una gran voglia di spiegarvi meglio, per chi volesse, perché secondo me è un argomento molto interessante, quella base logica che ha portato negli ultimi 5-6 anni a parlare sempre più spesso di trasversalità nell'approccio di ricerca, di specialisti, mettendo in discussione questo modello. Ultimamente ho letto un post che riprendeva un mio esempio frequente e che quindi mi piaceva rispiegare, perché ritengo che sia esemplificativo. Noi possiamo pensare alla natura e possiamo pensare anche a modelli matematici o informatici e ci rendiamo conto che più o meno vi sono delle logiche che sono trasversalmente utilizzabili, sono applicabili sia ad un settore, a un argomento, che a un altro. E tra queste c'è il fatto che se io prendo un insieme di fattori, e in questo caso prendiamo ad esempio degli individui, anche di una popolazione animale, e andiamo a guardare se prendiamo delle collettività formate in maniera diversa, quali sono i modelli di base, e non ci vuole molto a capirlo: nel mondo della natura ci sono società animali basate sulla coppia, come molti uccelli, non so, le volpi, alcune, eccetera. E ci sono delle società animali che sono basate su dei branchi più o meno estesi. Quando il branco che inizia e principia coincidendo con la famiglia, come nei lupi, dove il branco è costituito da consanguinei nella maggioranza dei casi, per poi estenderci ad altre, appunto, specie animali, dove il modello sociale si ingrandisce, il branco diventa sempre più grande, e lo vediamo in maniera palese che ingrandendosi, partendo dalla coppia per andare verso la colonia, che è come se fosse un branco molto esteso, i fattori indicatori di questo fenomeno sono sempre gli stessi, cioè l'individualità inizia a diminuire come valore all'interno di queste configurazioni sociali. Quindi se il terzo livello del branco dei lupi ha una certa importanza nel branco, come dire che se il secondo genito è, non lo so, ha una malformazione, questo crea un problema al branco. Se il secondo genito diventa amico di un pastore, determina grosse ripercussioni sul branco di lupi. Se invece ciò accade ad animali che hanno una configurazione a colonia, come i piccioni, se un piccione diventasse amico di un ragazzino in Piazza Duomo, sicuramente tutti gli altri piccioni non avrebbero a che accorgersene. Il che vuol dire che l'influenza del singolo sulla collettività diminuisce sempre di più. Nella colonia si arriva a quella misura geometrica ideale che è 1, cioè nella colonia gli appartenenti a una colonia valgono 1, mentre nei modelli andando verso l'individuo, che da 1 diventa 2 coppia, poi diventa 5, quello che sia, poi 20, poi 2000, in progressione vediamo che man mano si progredisce di là il modello individuale perde di dignità, perde di autorevolezza, utilità e significato, cioè tende a diventare 1, quindi perfettamente sostituibile con un altro 1, come se fosse un euro. Tu sei un euro, quell'altro è un euro, siete intercambiabili, cioè sicuramente non vado a far storia se mi dai un euro di quel tipo invece che un euro di questo, che me ne frega. Cioè l'individuo si riduce al suo valore, che si riduce
alla sua capacità produttiva, ok? Alla sua utilità, se vogliamo, sotto il profilo della produzione, della creazione, realizzazione di qualche cosa. Misurata però, dentro un modello a colonia, misurata da chi? Proviamo a rispondere. Chi decide in una colonia? Non certo la formica operaio, la formica soldato, ma neanche la formica regina decide, giusto? Non ci sono scelte. Le scelte sono automatiche dentro la colonia. Quindi un modello a colonia ha senso solo quando la specie non è abbastanza evoluta da poter vantare ogni singolo individuo per sé autorevolezza esistenziale. Quindi l'autorevolezza esistenziale a livello assoluto in una colonia ce l'ha la colonia, è la colonia l'individuo, non è più l'appartenente alla colonia. L'appartenente alla colonia è un uno. E allora in questo senso possiamo inquadrare facilmente il concetto di specialista. Il concetto di specialista è chiaramente molto prossimo alla configurazione di una colonia, quindi anche al mondo degli insetti. Più il gruppo è numeroso e più, abbiamo visto, l'individuo perde valore, ma possiamo immaginare anche in un gruppo di lavoro o spirituale o come vi pare a voi. Se sono io che parlo con 10 persone, sono 10 anni che faccio questa cosa, il valore umano di ciascuna di queste persone è molto alto. Infatti io ho sempre fatto corsi dove non mi occupavo di accondiscendere le persone, non gli promettevo di salvarsi dallo stress, di diventare più felici, di scopare meglio, non gli ho mai detto una cazzata del genere. E ovviamente non mi arrivavano 200 persone alle mie conferenze, ne arrivavano una ventina, che poi magari la seconda volta un altro paio di mazzatine, diventavano una decina. Ma questa decina di persone, alla fine di un ciclo di conferenze, alcuni di questi diventavano miei amici a vita. Quindi a me non interessava formarli, mi interessava riuscire a comunicare e a trovare qualcuno che non fosse nella colonia, perché a me gli insetti non piacciono. Quindi di fatto questa è la riflessione che dovremmo fare tutti. Qual è il nostro branco? Cioè, siamo anche noi parte di questa colonia, perché se siamo parte di questa colonia e accettiamo il cibo che ci viene offerto dalla colonia e accettiamo le comodità che ci vengono offerte dalla colonia, in automatico la colonia ci richiederà di adempiere alle nostre funzioni, le quali devono essere ben definite, perché sennò altrimenti la colonia non sa cosa farci fare. Io posso essere molto bravo, però se non si sa bene quale sia il mio mestiere, oggi è molto difficile che qualcuno ti assuma, a meno che non sia tuo zio che ti vuole dare un lavoro per farti un favore. Perché abbiamo bisogno di essere inquadrati in delle etichette che ci definiscono in quanto funzione. Ma non è che questa cosa la subiamo perché qualcuno cattivo ci vuole manipolare. No, è proprio siamo noi che siamo insetti. La maggioranza di persone tendono all'insettità. Quindi non vedono l'ora di acquisire un diploma, di vestirsi con la camicina firmata di qualunque tipo, di essere riconducibili loro quando si specchiano a un modello che a loro gli piace, per poi dire che sono quella cosa lì. Io sono un manager. Io sono un business advisor, ok? Quindi quando tu dici che sei quella cosa, io sono un designer, io sono un channeler, tu ti identifichi nella personalità facendo la cosa più ebete che un essere umano potrebbe fare, perché la capacità di disidentificarci l'avevamo già acquisita più di 4.000 anni fa, anche senza asfalto, tecnologie, chip. Quindi viene di pensare, vista la progressione, la direzione di progressione, che la tecnologia stia avendo un'influenza estremamente chiara e definita nello spingere il modello comunitario sociale dal branco alla colonia, con le ripercussioni ovvie che a livello esistenziale in tutte le specie si hanno, cioè quella che stiamo assistendo. Ogni singolo sta perdendo la capacità
di valutare criticamente la globalità che lo circonda e si limita a fare valutazioni esclusivamente sul suo quotidiano e sui fatti suoi, perché chiaramente non potendo valutare olisticamente la situazione che è intorno, a parte qualche opinione da bar, i suoi giudizi sono totalmente non autorevoli e non basabili. Magari ci ritorniamo.